È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali. Ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone. Sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. La spilla che sgonfia! Allora, siete pronti? Sì! State attenti a non sbagliare, altrimenti vi rompo! Come fa ad essere così energico di prima mattina? Oh? Scusi, signore! Se parcheggia la sua macchina qui, non possiamo più giocare a baseball! Mi dispiace per voi, ma è l'unico posto libero che ho trovato! Aspetti! Non si fa così! E adesso che cosa proponi? Che domande sono? È chiaro che non possiamo più giocare! Sono contento di non dover giocare con Gian. Però il parco abbandonato non può diventare un parcheggio. Sono così stanco. Sono a casa! Che cos'hai, papà? Domani vado con i colleghi a giocare a golf. Ma sono stanco e non ho voglia di portarmi dietro questa sacca così pesante. Ma devo proprio pensare a una soluzione. Risolverò io il problema, non ti preoccupare. La spilla che sgonfia! Grandioso, adesso non peserà nulla. A questo punto non dobbiamo fare altro che arrotolarla. Così è facilmente trasportabile. È leggerissima, sembra carta. Che disastro! Che hai combinato, Doraemon? Dov'è? Dov'è la mia attrezzatura? Tranquillo, tornerà tutto come prima. Basta spruzzarci sopra qualche goccia d'acqua. Visto? Le mie mazze sono tutte qui. Posso prendere in prestito questo Chuski domani? Certamente. Bravo, Doraemon. Ehi, anche a me potrebbe tornare utile. Allora, mi potresti prestare la spilla che sgonfia per oggi? Cosa? Quante volte hai avuto voglia di dorayaki ma non avevi soldi per comprarli? Mi è venuta una grande idea per guadagnarne un po' senza troppi sforzi. Questa storia non promette niente di buono. Ascolta, prima di giudicare, possiamo rimpicciolire le macchine e custodirle per un po'. Nella nostra città ci sono sempre meno parcheggi e le persone sono disperate. In questo modo aiuteremo la gente e mangeremo tanti dorayaki. Hai detto dorayaki, Beh, se è per aiutare la gente. Evviva! Parcheggio, 10 yen a macchina. Adesso andiamo a togliere quella parcheggiata. Giusto. Ma come gli è venuto in mente di parcheggiare qui? Sgonfiamola e spostiamola! Sì! Molto bene! Aiutami a sistemarla sui vecchi tubi! Subito! Ci siamo quasi! Fatto! Scusate, questo è il parcheggio? Sì, esatto! Lasci pure il suo furgoncino! Ma non tornerò a prenderlo prima di stasera. Non c'è problema. Sono 10 yen, signore. È così economico. Grazie mille, buona giornata. Accipicchia, hai visto quante macchine? Buongiorno a tutti. Ecco i 10 yen. Grazie, vi affido la mia auto. Non si preoccupi, signora. Adesso potremo far entrare ancora un mucchio di auto. Sì. Questo lavoro mi ha fatto venire fame. Che ne diresti di andare a comprare qualcosa da mangiare? Ottima idea.
Dorayaki, Dorayaki, io vi comprerò. Cosa? Suneo, che ti succede? Oggi sarei dovuto andare sul Monte Takai con mio cugino Sunekichi. Avremmo assaggiato tante cose buone. Pensavo che sarebbe stata una giornata meravigliosa. E invece mio cugino all'ultimo si è tirato indietro. Non ho scelta, dovrò mangiare nel mio giardino. Se vuoi possiamo farti compagnia. Ottima idea! Wow, quante delizie! Assaggiamole finché sono caldi! Per quale motivo dovrei condividerle con voi? Non puoi mangiare tutta questa roba da sola, andrebbe sprecata! Ho un'idea! Perché non le portiamo sul Monte Takai e facciamo un bel picnic? Sì, io ci sto! Bene, prepariamo tutto! Non ti preoccupare, tornerà tutto come prima. Portiamo anche qualcosa su cui sederci. Tu vieni con noi. Anche tu ci servi. E anche tu. Con questo abbiamo tutto. Pronti, possiamo andare. Sta attento, è tutta roba di grandissimo valore. Non preoccuparti. Vado a chiamare Shizuka, così possiamo partire! Sì! Ah! Ciao, Nobita, dimmi. Un picnic sul Monte Takai. Arrivo in un secondo. Sei sicuro che tornerà tutto come prima? Ma sì, certo! Ciao, amici! Quella macchina finalmente è andata via. Possiamo ricominciare a giocare! Noi abbiamo altro da fare. Vuoi dire che vi state tirando indietro? In realtà... Forza, noi... andiamo! E sbrigatevi o mi farete arrabbiare. Scappiamo. Tanto non mi sfuggirete. Vi ha presi. Che disastro hai combinato. Un momento, dov'è Gian? Io qui non lo vedo. Sono arrivata! Ciao, Shizuka! Dobbiamo arrotolare tutti questi cartelloni. Esatto, ti ringrazio. Che strano. Un poster a forma di Gian. Bene, ora possiamo partire. Ci siamo! Destinazione Monte Takai! È meraviglioso! Che bel paesaggio! E l'aria è così fresca! Ora apparecchiamo e spruzziamo sopra un po' d'acqua. Ecco qua! Facciamo tornare tutto come era prima! Fantastico! Già, questi mobili appartengono alla mia famiglia! Perfetto! A questo punto manca solamente il cibo. Eccolo qua! Ci spruzzo sopra qualche goccia d'acqua! Wow! Sembra appena cotto! Che bello! È davvero magnifico fare un picnic circondati da questo paesaggio! Ricordati che è tutto offerto da me! Ciao! Io sono un grande astice! Ciao, Shizuka! Non vedo l'ora di gustarti! Ciao, Doraemon! E questo che cos'è? Oh, che poster orribile! Di sicuro non poteva trovarsi in casa mia! Adesso mi vendico di tutto quello che mi hai fatto! Così impari a fare il prepotente! Aiuto, si è mosso! Com'è possibile? Guardate! Non abbiamo gonfiato questo! Che cos'è? Non so, forse il dessert. Diamo un'occhiata. Tienilo tu. Perché lo dai a me? Che facciamo? Non può restare così. Oh.
È davvero divertente volare. Oh, non avevo mai notato quanto fossero belli gli aceri. Oh, un giovane cervo. Ah, ma che cosa fai? E tu che cosa vuoi? No, no! Ti prego, smettila, così mi fai solletica! Ah, ah, i cinghiali, ci mancavano soltanto loro! Questa me la pagheranno! È tutto squisito! La prossima volta sarebbe giusto invitare anche Gian. Forse è arrivato il momento di andare a cercarlo. Già! Chissà dov'è finito! Gian! Ti hai ricacciato? Eravamo preoccupati per te! Ti va di mangiare qualcosa? Vieni, unisciti a noi! Smettetela! È meglio che vi prepariate a ricevere una lezione! Sta piovendo! Il parcheggio! Dobbiamo tornare subito! Non è possibile, tutto succede! Disastro, povero furgoncino! Che avete fatto alle nostre auto? Ecco, noi! Dopo di loro toccherà a me fargliela pagare. Che può succedere? Mi dispiace tantissimo! Nobita, io te l'avevo detto che questa storia non prometteva niente di buono! Ti prometto che non lo farò più! La guardia del corpo invisibile! Cosa? Davvero, Shizuka? Stasera dormirai completamente sola in quella casa così grande? Esatto, proprio così. Deve essere molto divertente. Anch'io sarei felice di restare una notte senza mamma e papà. Scusa, ma sei sicura che non avrai paura a stare da sola? No, sono molto emozionata. Ci sono! Verrò a dormire da te, così ti farò compagnia. Non se ne parla. Sono ancora troppo giovane per poter permettere a un ragazzo di passare la notte in casa mia. Giusto! Come ti è venuto in mente, Nobita? Sì, avete ragione. Ma sono preoccupato per te. All'improvviso potrebbe esserci un incendio. Oppure un terremoto. O potrebbe entrare un ladro. O peggio ancora un fantasma. Così mi fai spaventare, Nobita? Non hai alcun motivo di preoccuparti. In questo modo le metti solo paura. Falla finita. Basta che chiuda bene la porta e che non apra nessuno. Stai prendendo questa storia troppo alla leggera. Darò la colpa a te se le succede qualcosa di brutto. Ricorda che questo mondo è pieno di pericoli. D'accordo, se lo dici tu. Chissà se ho qualcosa che possa fare al caso nostro. Sai, pensavo di avercelo, ma è da tanto tempo che... Eccolo! Si era nascosto nel fondo del gattopone. Guardia Ombra! Ma io qui non vedo un bel niente. Certo, perché è visibile soltanto al buio. Proviamo a usare la luce nera. È una guardia del corpo molto affidabile che ti protegge senza farsi notare. Fidati, questa notte sarai al sicuro. Anche se tu non potrai vederlo, ci sarà qualcuno molto forte e affidabile che veglierà su di te. Quindi potrai dormire serenamente. Io non ero affatto preoccupata. Ciao, allora la affidiamo a te. Ecco. Perché ho la sensazione che ci sia qualcuno? Mi raccomando, un bravo venditore deve essere sicuro di sé. È una regola fondamentale. Sono stato chiaro? Sì, capo. È permesso?
Guardate che prodotto! Con questi tre cucchiai in uno mangerete tre ciotole di riso contemporaneamente! Rivoluzion... Ma dove... Capo, io non vedo nessuno! Scusate, chi vi ha aperto? Succedono cose strane qui! Scappiamo! Vai! Continua così, Tarzan dello spazio! Come mai non lo stai guardando? Non sono dell'umore giusto. Arrivo! Ho troppa paura che possa succederle qualcosa di brutto. Quindi stai ancora pensando a Shizuka? Mi sembra ovvio, no? A quest'ora potrebbe sentirsi sola ed essere terrorizzata. Anzi, è sicuramente così e io non posso aiutarla. Secondo me stai esagerando. E quest'ultima te la regalo. La ringrazio tanto. Saranno buonissime. Qual è il problema, Nobita? Coraggio, mangia. Non ce la faccio. Mi domando se Shizuka abbia cenato. Certo, ho cenato, ho chiuso la porta a chiave e naturalmente ho anche spento il gas. Ho tutto sotto controllo, non sono più una bambina. Va bene, buonanotte. Ah! Sì! Nessuno mi sgriderà stasera e potrò restare sveglia fino a tardi. Davvero? Sicura che non sia una bugia? Questa è la prima volta che guardo la televisione a quest'ora. Sono così felice di poter fare tutto quello che voglio. Non riesco a dormire, sono preoccupato per Shizuka. Io vado a controllare come sta. Ma cosa dici? Non hai visto che ore sono? Non puoi andare da lei. Non posso andare da lei? Shizuka è la mia futura moglie, quindi ho il dovere di proteggerla. D'accordo. Hai tenuto la guardia ombra nel fondo del gattopone per troppo tempo. Chi mi garantisce che funzioni ancora? Sei sicuro di volere questa responsabilità? E va bene, andiamo a casa sua. Ecco a te, prego. Perfetto, Shizuka, arriviamo. Perché sei entrato passando dalla vasca da bagno? Shh, abbassa la voce, per favore. Shizuka non deve accorgersi che siamo qua. È in salotto a guardare la televisione. Per fortuna è al sicuro. Vorrà restare sveglia fino a tardi. Non avere paura, è solo la guardia ombra. Ah, già, è vero. Che sta succedendo? Cosa? Qui sembra tutto a posto. Quella guardia non vale niente. Insomma, avrebbe dovuto capirlo che non siamo due malintenzionati. Almeno è affidabile. Affidabile come un manichino. In caso di terremoto riuscirà a proteggere la mia futura moglie. Siamo proprio sicuri che Shizuka non corra dei pericoli. D'accordo, facciamo una prova. Con questo ciuschi faremo traballare un po' la casa. Cosa ci faccio qui? Come ci sono arrivata? Teniamoci pronti, dobbiamo nasconderci quando torna indietro. Non ci deve vedere.
Sarà meglio tornare a casa ora. Non sarei dovuta uscire. Bene, a questo punto possiamo andare. No, non ancora. Acciù! Mi sono preso un bel raffreddore. Cosa? Come mai la vasca è vuota? Ero sicura di averla riempita. Nobita, torniamo a casa. Non abbiamo ancora finito. La guardia Umbra la salverebbe in caso di incendio. Prima di andare via, dobbiamo metterla alla prova. E va bene. Che cosa sta succedendo? Presto, aprite l'idrante! Che cosa ci fate voi qui? Non c'è nessun incendio! Mi dispiace, abbiamo ricevuto una chiamata da questa casa. Sembrava che ci fosse un'emergenza. Io non vi ho chiamati! Hai combinato un mucchio di pasticci, però la tua preoccupazione per Shizuke era sincera. Ma certo! E adesso mi sento sollevato. Cara Shizuka, sarò sempre al tuo fianco a proteggerti come una guardia ombra, quindi potrai dormire sonni tranquilli. Buonanotte! Sai che ti dico? Che Shizuka è davvero fortunata ad avere un futuro marito così premuroso. Eh sì, finché avrà te al suo fianco, non avrà niente di cui preoccuparsi. Questa è stata una serata davvero strana. Forse è meglio che ora vada a dormire. Che cos'era? Mi fa tanta paura dormire da sola. Mi piacerebbe che la mia mamma e mio papà fossero qui. Hai sentito anche tu? Quella era la voce di Shizuka. In ogni caso, se dovesse succedere qualcosa, di sicuro la guardia ombra la proteggerà. Giusto, hai ragione. Che serata. Sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero.